tutti. Io sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Allora, prima di parlarvi della ricettina di oggi, voglio spiegarvi una cosa. Io non sono né una cuoca, né uno chef, né un dottore. Sono semplicemente una persona che ha avuto gravi problemi di salute e che, piuttosto che essere guidata dai dottori, è stata messa sotto regime medicinale, e io ho scelto invece la salute seguendo e cambiando radicalmente la mia alimentazione chetogenica. Ovviamente, quando condivido i risultati con voi è perché sono risultati vincenti, non sono risultati perdenti. Quindi io vi esorto soltanto perché voglio condividere non solo i miei successi, ma la voglia di coinvolgervi in qualcosa che sicuramente vi farà bene e non potrà fare altro, perché male proprio non fa. Allora, la ricettina di oggi, ok, vi ricordate che poco tempo fa abbiamo fatto la salsa caramello Moo? Ok, l'ho fatta una volta semplice, naturale, ho fatto anche le caramelline, poi ho fatto quella con le nocciole, adesso ho fatto quella senza la panna, per cui questa qua è proprio quella semplice, il caramello. E perché ho fatto questa ricettina qui? Perché ovviamente siamo in un periodo natalizio, pre-natalizio, e ci dobbiamo divertire ad esorcizzare la parola dieta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che cambiare regime alimentare non vuol dire fare delle rinunce, soffrire per la mancanza di... perché chi soffre per la mancanza di sicuramente è portato allo sgarro. Sgarro è una parola che nel mio vocabolario proprio non c'è, quindi potete mettermi qualsiasi cosa sotto al naso e non mi farà mai effetto. Allora, che faccio? Comunque io avrei voglia di qualcosa di buono. Il fatto che sto a dieta, il fatto che io abbia cambiato regime alimentare non vuol dire che io sia diventata una santa da mettere sul calendario, assolutamente no. Io ho le stesse voglie di prima, ma avendo cambiato l'abitudine del mio palato allo zucchero, tranquillamente io utilizzo l'alternativa che trovo un vero e proprio compenso psicologico, perché quando prima stavo male mi tuffavo nella Nutella, nei dolci, dolce salato insieme, poi dopo stavo peggio perché mi sentivo in colpa. Invece adesso no, sto benissimo, anche perché potendo fare il calcolo dei macronutrienti io so se sono rientrata nel mio regime dei macro oppure sono uscita fuori. E quindi niente, l'alternativa è questa. Oggi faccio il torroncino di Natale, eccolo qui, e ve lo presento con orgoglio perché è semplice ma godurioso. Non ci vuole altro che nocciole ed eritritolo, tutto il resto ce l'abbiamo già in casa. Quindi assaggiamo. Prima di assaggiare, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina se trovate che siano interessanti o divertenti o utili i consigli che vi do, e poi mettete un like se vi piace il video e condividetelo con le vostre amiche. Un baciotto saccaroso, alla prossima video ricetta. Allora, per questa ricetta ho preparato 250 g di eritritolo, 30 ml di acqua, delle nocciole misse, queste sono già tostate, queste sono da tostare, un termometro da cucina, una spatola, un cucchiaio di limone, ovviamente una bilancia, e poi ho preparato una padellina antiaderente per tostare velocemente le nocciole, una teglia con carta forno per dare la forma ai torroncini di Natale e una pentola con il doppio fondo per assicurarmi che non bruci la caramellizzazione, ok? Poi a parte ho preparato delle scorte perché non sono sicura se il risultato sarà unico o proverò a fare più cose. Insomma, ci mettiamo all'opera? Siamo pronti? Diamo il via a questa video ricetta? Siamo pronti per i torroncini di Natale? Avrei potuto tranquillamente passarle al forno, ma anche in padella si può fare serenamente. Facciamole tostare 5 minuti e poi le mettiamo
a parte. Ok, per togliere la buccia prendiamo un canovaccio vecchio, lo chiudiamo così e passiamo la mano sopra. Ecco qui. Vedete? E si sono sbucciate subito. Questo funziona sempre. Ok, allora dopo aver tostato tutto quello che mi serviva da tostare, mandorle e nocciole, passiamo alla fase 2. Pentola al fuoco, quella col fondo alto, e ritritolo ben cosparso, cerchiamo di evitare le montagnelle. Perfetto. I 30 ml di acqua e un cucchiaio di limone per evitare la cristallizzazione. Ok? Perfetto. Ora lasciamo sciogliere senza rigirare proprio niente. Ovviamente a fiamma moderatamente bassa, quindi né troppo bassa né troppo alta, e poi misureremo la temperatura e vedremo di arrivare a 140 gradi. Ecco qui, dopo 5 minuti sta cominciando a sciogliere tutto quanto e lasciamolo fare. Ora misuriamo un po' la temperatura. Ok, sono trascorsi 10 minuti e sta ancora sciogliendo l'eritritolo e noi siamo a 133 gradi, che sta salendo gradualmente, quindi non diamogli fretta e attendiamo il momento giusto. Intanto che aspettiamo che salga la temperatura del caramello, io mi sono preparata 10 ml, praticamente un cucchiaio di olio di semi, e ho pensato bene di spennellare la mia carta forno onde evitare che si attacchi tutto il torrone una volta raffreddato. Ho preferito non rischiare, è un pensiero che ho fatto adesso, ho preferito non rischiare. Ecco qua, meglio essere prudenti, altrimenti poi già me la immagino tutta la carta attaccata al torroncino. Perfetto, andiamo a vedere a quanti gradi siamo arrivati. Allora ci siamo, abbiamo anche superato, quindi abbassiamo subito la fiamma. Ora che abbiamo raggiunto la temperatura ottimale, tranquillamente lasciamo andare qualche minuto noci, noccioline e mandorle. Allora, la ricetta dei torroncini natalizi è fatta di mandorle, è fatta di nocciole, ma io ho fatto una cosa intelligente, ho sfruttato quello che avevo in casa, che era per la maggiore nocciole e mandorle. Allora, è bello lo stesso, noi lo facciamo stare 2 minuti e poi lo fermiamo e lo mettiamo nella teglia. Qualche minuto ancora e spegniamo il tutto. Controlliamo anche la temperatura. Ok, basta così. Ok, abbiamo terminato, quindi oh, che splendore, che bellezza, che goduria. Ecco qui. Perfetto. E lo lasceremo raffreddare, ovviamente. Bello, ma bello, bello, bello. Ecco, allora i passaggi sono semplici da fare, giusto? Sono semplicissimi, ma veramente semplicissimi. A differenza della mousse, della moux, del caramello, salsa caramello moux, questo invece è solo caramello.
quindi i passaggi sono più semplici. Il limone lo abbiamo messo per evitare di cristallizzare, ora bisogna soltanto lasciarlo raffreddare. Appena si sarà raffreddato, cominceremo a tagliarlo e poi lo metteremo di nuovo in frigo. Un piccolo segreto per togliere questo caramello che ormai si è raffreddato nella pentola: basta mettere acqua, riponiamolo sul fuoco, lasciamolo scaldare e andrà via subito, va bene? Questo è per le mie amiche casalinghe. Allora, sono trascorsi soltanto 10 minuti, ho lasciato che raffreddasse e già si è caramellizzato tranquillamente. Ora diamogli una forma. Ho preso il coltello più lungo proprio perché mi fa comodo. Ecco qui, cerchiamo la metà. Bellissimo! Li facciamo rettangolari? Ma sì, dai, rettangolari va bene. Vediamo prima il centro. Questo sempre e soltanto per calcolare i macronutrienti. Saranno anche approssimativi perché io ho mischiato tutto, però hanno sempre un valore orientativo, almeno per noi che cerchiamo di fare un calcolo dei macronutrienti nonostante i nostri peccatucci. Così o possiamo farli anche più piccoli? Facciamoli più piccoli. Ok. Perfetto. Ecco qui, ne prendiamo uno a caso? E dai, è bellissimo, scotta! È bellissimo! Ecco che mi viene voglia di mangiarne uno subito! Bellissimo! Perfetto! Allora, diciamo pure ricetta riuscita? Ma sì, diciamo pure ricetta riuscita! Quindi è con questo che vi saluto, un baciotto saccaroso, andiamo subito all'assaggio, ciao! Oltretutto vi do la possibilità di creare un'idea regalo, non ho altra busta di plastica trasparente in casa, quindi riciclerò tranquillamente questa con le forbici, una normalissima busta per alimenti, eccola, vedete? Ora la taglio. E allora abbiamo tagliato una striscia un po' più lunga, ve lo ricordate come abbiamo fatto per i Ferrero Rocher, come abbiamo fatto per i Raffaello la settimana scorsa? Perfetto, ora io ve ne faccio uno piccolo e voi prenderete come buon esempio, ok? Ecco qui. Per le vostre nonnine che non possono mangiare lo zucchero, tanto non sono duri, lo zucchero caramellizza di più rispetto all'eritritolo. Tranquillamente lo possiamo regalare. Ecco qua, questa è un'ottima idea regalo, nastrino rosso. Ovviamente potete scegliere il taglio rispetto a questi che sono piccoli, più grande. Io sto soltanto regalandovi un'ideuzza per coloro che non possono mangiare tutte queste cosucce dolci. Noi non usiamo lo zucchero, utilizziamo l'eritritolo che contiene polioli e non viene assorbito dal nostro corpo. Ok? Ok. La dieta chetogenica ha uno scopo ben preciso, quello di farci stare bene oltre che a farci dimagrire. Ecco qui. Potete scegliere qualsiasi tipo di forma di addobbo, di nastrino colorato. Io ho preso questo rosso perché a Natale ovviamente è quello più indicato. Però voglio dire, allora, ecco qui. È bellino il torroncino, fatto così, no? Una bellissima idea regalo, più grande magari, più rettangolare, ma bellissima. E con questo io vi auguro anche buon Natale. Siamo in preparazione? Ci siamo quasi, mancano pochi giorni. Un baciotto saccaroso. Ciao!